Durante lo Starfield Direct qualche avvisaglia c'era stata e adesso è arrivata l'ufficialità. Starfield girerà a 30 fps bloccati su console con risoluzione 4K su Serie X e 1440p su Serie S. In questo breve video vorrei raccontarvi un po' quello che è successo e qualche riflessione così fugace sull'argomento. Allora, Todd Howard durante una recente intervista a IGN ha dichiarato che per garantire la stabilità del gioco e per evitare di compromettere altro sono stati costretti a portare il frame rate a 30 fps bloccati. Una scelta dolorosa, ma appunto doverosa perché tutto il resto non fosse in qualche modo ridimensionato. La comprendo questa scelta, mi dispiace ovviamente per chi lo giocherà su console, perché è l'ennesima dimostrazione di quanto queste console non siano poi quel capolavoro di ingegneristica, ma alla fine più di tanto da questa console non si può spremere, evidentemente. Una notizia che inevitabilmente spingerà tutti coloro che vorranno giocarselo al massimo a farlo su PC. Ecco, questo è un po' il primo elemento da dire. Come sempre più spesso accade, vuoi giocarti qualcosa alla grande, giocalo su PC. Diciamo che è l'ulteriore testimonianza di quanto next gen faccia rima con grandi investimenti. Vuoi veramente goderti la next gen? Te devi fare PC. Ad ogni modo, 30 fps, un compromesso valido se, enorme se, saranno granitici. Cioè, va bene, 30 fps, ma devono essere granitici. Non deve esserci neanche una minima discussione, cioè io non devo vedere neanche un minimo calo di frame rate. Perché sì, ragazzi, su una console come Serie X soprattutto, mi aspetto i 30 fps granitici. Ora ci abitueremo, chiaramente. È un peccato perché un gioco così meriterebbe i 60 ovunque. Cioè, i 60 ai miei occhi dovrebbero essere lo standard, il golden standard ormai ovunque, per qualsiasi cosa. Pure Peppa Pig lo vorrei a 60. Ma resta comunque un qualcosa su cui si può passare sopra, secondo me, a fronte di quello che si è visto. Cioè, Starfield si prospetta un gioco potenzialmente un GOTY annunciato se dovessero confermare tutto ciò che si è visto, e ne parleremo poi, ma diciamo che i 30 fps non sono una tragedia, sono un peccato, quello sì, sapete bene come la penso a riguardo, però non sono un elemento tale da dire ah, allora tragedia, no, si può passare sopra, in fondo sono anni che passiamo sopra a condizioni non eccezionali dei prodotti Nintendo su Switch. Possiamo farlo per una volta anche su qualcosa che non sia su Switch, però rimane un peccato, ecco. Rimane un peccato perché secondo me cose come queste, notizie come questa aprono un po' la strada a eventualmente delle mid-gen sempre più vicine, inevitabilmente. Trovo che questo annuncio in concomitanza con la serie S da 1 TB che verrà commercializzata a breve faccia un po' sorridere, nel senso a sto punto non me la fa la serie S con 1 TB. Però ripeto, io sapete che sono un po' un fissato su questa questione del frame rate e mi rendo conto che per certi versi sia pure sbagliato perché uno dovrebbe concentrarsi sul gioco. Però ripeto, qualora fossero confermati, fossero riscontrabili, ecco più che altro, i 30 fps stabili, granitici, allora ci si abitua. Ecco. Se dovessero essere 30 fps con cali di frame rate, comunque ne parleremo, avremo modo di valutarlo. Mai come in questo caso vi anticipo che valuteremo il gioco su tutte le possibili piattaforme. Tutte. Farò in modo di armarmi anche di serie S per l'occasione, ve lo prometto. Così che si possa veramente vedere tutto. Si sta rendendo necessario veramente valutare i prodotti su tutti i sistemi su cui sono disponibili e ci stiamo organizzando per farlo. Però appunto, volevo darvi questa notizia rapidamente. Ragazzi, questo è quanto. Poi di Starfield parleremo con calma del resto. Voglio fare un qualcosina di un po' più, però nei prossimi giorni con calma. Adesso concentriamoci sulle priorità, poi andremo. Tant'è che appunto vi anticipo oggi in giornata, Demon di Final Fantasy 16 ne parleremo, valuteremo. Questo è l'inizio della giornata. Poi Ubisoft Forward stasera, vi aspettiamo alle 6:30 in live, 6:30, 6:40, insomma al solito. E poi recapino qua su YouTube al solito post evento. Ragazzi, un abbraccio e a più tardi.